Eccoci qui, cari amici, di nuovo buona serata a tutti, penultimo video della giornata di oggi, rivelati i membri della Retribution, come qui dalla fonte Sport Kid di Spazio Wrestling. Oh, allora, praticamente, innanzitutto, volevo dire, che cos'è questa Retribution? La Retribution ovviamente è un'idea, una fazione, un asseco nata appunto dalle idee dei creatori, degli scrittori WWE, non so dirvi di chi è magari il lavoro sotto traccia, se può essere Triple H o Shawn Michaels. Comunque sta di fatto che questa Retribution che ha iniziato a creare scompiglio già da gli ultimi tempi più o meno degli show WWE al Performance Center, che non so se voi vi ricordate, io praticamente dissi che cioè fece anche un video dove rimasi un po' folgorato in negativo e dissi: ma questa banda di mascherati qui addirittura caccia tutti con una motosega, taglia le corde del ring, insomma. Però poi il ragionamento mi ha portato a pensarla in positivo anche grazie al fatto che una volta che la WWE ha lasciato il Performance Center di Orlando in Florida ed è approdata nella casa, diciamo, effettiva degli Orlando Magic, chiamata da loro WWE Thunderdome, che ha più senso, perché comunque la cosa già che ha più senso è quella che tu mostri questa stable di mascherati con del pubblico, se non reale lì presente, ma almeno collegato via Zoom. Ora, dicendovela tutta, i rumors, le notizie che veleggiano sul web sono quelle di uno scontro alla pari di quello dell'anno scorso, ma magari con delle differenze, tra ovviamente NXT, SmackDown e Raw. E della puntata di Raw della scorsa notte, che mi sa è stata la prima volta che quasi tutti i membri erano non completamente smascherati, ma al momento, però non sappiamo se saranno gli effettivi membri della Retribution, questi omoni, e anche ci sono delle donne, innanzitutto i nomi di abbiamo detto questa stable chiamata Retribution, che ora non mi ricordo se traducendolo in italiano vuol dire retribuzione, tributo, insomma, forse una cosa di questo tipo. Allora, al momento, quindi, coloro che fanno parte di questa stable sono Mia Yim, sappiamo che è una Women's DNX, cioè tutti sono DNX, comunque Mia Yim che è una Women's, Dominik Dijakovic, che se ci ricordiamo ha avuto grandi match con Keith Lee, Dio Madden, che fu il famoso commentatore che per un certo periodo presenziava al tavolo di commento a Raw e fu subì anche un attacco brutale da Brock Lesnar, e Mercedes Martinez, altra Women's della WWE e di NXT. Poi il quinto membro, che forse dietro c'è tutto un mistero, era completamente mascherato, quindi è ovvio che però se le notizie, i rumors, le voci di corridoio che vedono quindi un ipotetico scontro tra Retribution NXT contro Raw e SmackDown, bisognerà capire bene però. C'è tutto il tempo perché Survivor Series è a novembre, quindi come ultima cosa che però non si collega molto a questo video, io personalmente mi dico, mi auguro e penso ci auguriamo tutti di vedere quando prima i fan
proprio di persona nelle arene. È ovvio che però in misura minima 20-25-30%, soprattutto ovviamente dal punto di vista medico, diciamo, cioè tutti quanti devono essere a posto. Io, il mio augurio è quello di rivedere i fan proprio di persona nelle arene a partire dalla Royal Rumble 2021. Speriamo che sia così. Forse a Survivor Series potrebbe essere un po' presto. Speriamo alla Royal Rumble. E ovviamente, come ci auguriamo tutti quanti noi, che sia in Italia che in tutto il mondo, che questo vaccino possa essere quanto prima disponibile e che questo brutto tempo, questa brutta epoca del Covid possa finire. Quindi vedremo se la retribution, che ripetono le persone di Maya Yim, Dominik Dijakovic, Dio Madine, Mercedes Martinez, diciamo, questo quinto membro misterioso, e se si farà questa sfida Retribution contro Raw, contro SmackDown, ovviamente bisognerà capire, sono tutti maschi oppure chi vivrà vedrà. Noi ci vediamo al prossimo ultimo video di oggi per parlare di Deadpool 1 e il film. Buon proseguimento di serata a tutti, alla prossima, ciao amigos, ciao.